Bene, un inizio così è l'ideale. Loredana, grazie, grazie Rita, Silvia, tutti voi per questo invito e questo incontro che abbiamo voluto intitolare Rinascere, parole e musiche per un nuovo inizio. Perché io credo che abbiamo tutti bisogno di una speranza di ricominciamento. La situazione in cui viviamo, la situazione storica, ma anche personale in cui ciascuno di noi si trova a vivere, ha evidenti caratteri di terminalità, di crisi terminale. Molte cose crollano, perdono di significato e avvertiamo tutti questo senso di fine, di crisi terminale. Ecco perché credo che in un tempo così difficile sia fondamentale innanzitutto ritrovare, direi, un respiro di speranza. Non una speranza, diciamo, ideologica, generica, astratta, retorica, ma un respiro, un'energia di speranza. Un grande poeta di lingua tedesca, Paul Celan, scriveva qualche decennio fa: è tempo che il sasso si adatti a fiorire, che per l'inquietudine batta un cuore, è tempo che sia tempo, è tempo. Ecco, la poesia che io amo e che ho praticato, ho tentato di praticare, di vivere in tutta la mia vita, non è altro che questa ricerca di un'esperienza concreta di ricominciamento radicale che non può che essere costantemente un mutamento del cuore, un cambiamento dello stato interiore, un cambiamento del punto di vista, della tonalità emotiva, prima dei contenuti. Un altro grande poeta che amo, che è Yves Bonfoy, che è anche vivo, anche se molto avanti nell'età, scrive: occorre reinventare una speranza. Nello spazio segreto del nostro avvicinarci all'essere, io credo che non vi sia oggigiorno poesia vera che non cerchi e non intenda cercare fino all'ultimo respiro di fondare una speranza. E io credo che oggi, in questa fase appunto critico-terminale di un'intera civiltà, che ormai è anche planetaria, globalizzata, l'unica speranza fondata alla quale possiamo appellarci è di tipo appunto antropologico. Cioè è in discussione di nuovo la domanda antica che gli uomini si sono sempre posti su se stessi. Chi siamo? Chi è l'uomo? Che tipo di essere è l'uomo? Siamo singolari, ragazzi. Siamo molto singolari e questa nostra singolarità oggi va di nuovo interrogata. Che tipo di animale è l'uomo? Perché noi siamo, da un certo punto di vista, evidentemente degli animali, no? Mangiamo, moriamo, nasciamo come gli animali. Però facciamo anche altro che gli animali non fanno. Per esempio ci vestiamo, parliamo, costruiamo un oratorio. Facciamo musica, siamo molto strani. Questa differenza dell'uomo per me è il punto di ricominciamento. Dobbiamo riscoprire qual è la differenza, cioè chi è l'uomo, o perlomeno riporci la domanda con radicalità e da qui vedere se ci si aprono
degli orizzonti di speranza, ecco, fondata, nuovi. Ricordate la poesia di Ungaretti del 1916 che si chiamava Dannazione, molto sintetica, tre versi. Chiuso tra cose mortali, parentesi, anche il cielo stellato finirà. Perché bramo Dio? Questa è la condizione umana. Da un certo punto di vista siamo chiusi fra cose mortali, cose che finiscono, anche il cielo stellato finirà. Ma perché non ci basta? Perché non ci basta il mondo? Non ci basta. Non ci basta la terra, non ci basta. Tutti i soldi del mondo non ci bastano. Tutte le cose del mondo non ci bastano. Potremmo anche campare 500 anni, no? Con la clonazione. Sarebbe sempre insufficiente per il nostro anelito più profondo. Dobbiamo però capire che cercare di scoprire che l'essere umano è qualcosa d'altro, non diciamo adesso cosa, ma certamente qualcosa d'altro rispetto a tutto quello che vediamo, rispetto a tutto quello che è dato da sperimentare e che la scienza studia. Scoprire che l'uomo è qualcosa d'altro rispetto a quello che la cultura dominante vorrebbe continuamente insegnarci che siamo, e cioè degli animali voraci e disperati, perché questo la cultura dominante vuole che noi siamo, animali voraci perché disperati. C'è una bellissima intervista con un grande creativo di pubblicità che dice: guardate che il nostro scopo non è rendervi felici, ma farvi sbavare. Il nostro scopo è farvi credere che le cosette che vi facciamo vedere possano soddisfare questo anelito di felicità infinita che siete. Ecco, lo scopo della nostra cultura dominante è un inganno continuo, uno spostamento continuo dell'anelito infinito, del desiderio infinito che è l'uomo, su cose mortali che il mercato continuamente ci propone, perché ci ingozziamo fino alla nausea di informazioni, di telecomunicazioni, illudendoci di essere liberi, perché possiamo chattare con chiunque, con WhatsApp gratuitamente, ed essere continuamente interrotti. Oggi tu vai alla messa, perfino alla messa, e c'è il ti-ti-ti-ti-ti, al momento della consacrazione, ta-ta-ta-ta-ta-ta, ti-ti-ti-ti-ti-ti, oh scusate. No, mille euro di donazione ai poveri, te lo sei scordato, mi dispiace, però 1.000 euro, paghi pegno. Ci hai fatto sentire una suoneria ridicola e volgare nel momento in cui abbiamo 5 minuti per pregare, 1.000 euro almeno, no? Non dico le fustigate come in Arabia Saudita, ma 500 euro li vorrai pagare? Tiriti, piripa, piripiripi, piripiripa. Stai a pranzo e tutti stanno a guardare sta cosa così. Stanno a pranzo, abbiamo 2 minuti per parlare, 2 minuti, 5. Tarara. Ah, scusa un momento, messaggino, in macchina, messaggino, boom, i morti. Ecco, insorgere contro questa cultura è il primo atto di speranza. Se vogliamo rifondare una speranza dobbiamo incominciare a insorgere contro la menzogna, perché la menzogna distrugge ogni speranza, ci rende dei polli d'allevamento, come diceva il vecchio Gaber, e noi siamo andati molto oltre.
Ma dobbiamo anche capire che uscire dallo stato di dannazione di cui parla Ungaretti, cioè dalla reclusione entro le cose mortali, dentro il Truman Show, dentro Matrix, uscire dall'illusione dominante non è mica facile, ragazzi. Non è facile, non ci viene naturale, non ci viene immediato e non è facile e richiede invece un impegno continuo di ricerca, di grido, di sofferenza, di morire a molte cose, di imparare ad ascoltare profondità interiori inaudite per vedere altro da quello che ci fa vedere la televisione e parlare in un altro modo da ciò che l'ordine del giorno di questo mondo vuole che noi parliamo. E quindi forse iniziare a guarire, a nascere di nuovo, in un modo nuovo, con occhi nuovi, occhi folli, occhi naviganti, occhi che vanno a vela, e quindi forse ad amare. E queste sono, diciamo, le 10 sezioni di questo libro che si chiama Parole per nascere e che è un po' l'occasione di questo incontro e che raccoglie la mia produzione in questa modalità, l'ho riformulato in questa modalità, 10 verbi per nascere, che vuol dire azioni, impegno e azione per nascere, appunto quelli che vi ho detto. Cercare innanzitutto, gridare, soffrire, morire, ascoltare, vedere, parlare, guarire, nascere e amare. Per me questo è sempre stato il cuore dell'esperienza poetica. Per me l'esperienza poetica è un'esperienza spirituale come tale, non perché si occupi di questioni spirituali, ma perché è una pratica di trasformazione interiore. È una pratica di trasformazione dello sguardo. Una pratica per uscire dalla televisione, dalla proiezione illusoria che i sensi e la cultura dominante ci impongono, la dannazione di Ungaretti, e vedere oltre. Perché ragazzi, è vero che siamo nell'oratorio di San Carlo in questo momento, vero? Ma siamo anche nell'infinito cielo, A parte che qui è anche disegnato, ma oltre queste mura noi siamo nell'infinito cielo in questo momento, stiamo viaggiando, siamo nella navicella spaziale, siamo proiettati a velocità inaudita nell'infinito universo con tutto il sistema solare e tutta la galassia di cui il sistema solare fa parte, e il Sole è una delle 100 miliardi di stelle di questa galassia ora, e questa galassia è una delle 100 miliardi di galassie che abbiamo già individuato ora. Allora la parola poetica ti sveglia, quella vera, rarissima, rarissima, ti ricorda chi sei, l'enigma che sei e la responsabilità che hai come enigma. Tu sei un enigma, ma hai la responsabilità di domandarti. Heidegger dice: l'uomo è quell'essere unico per il quale il proprio essere è una domanda. Ecco perché dalla mia esperienza poetica lungo i decenni della mia vita poi siamo arrivati ai gruppi Darsi Pace. I gruppi Darsi Pace, questi gruppi di trasformazione interiore che funzionano ormai da 16 anni e sono fisico-telematici
quindi abbiamo praticanti non solo in tutta Italia ma in tutto il mondo, non sono altro che il tentativo di condividere in gruppo quei processi di trasformazione interiore che ci possano aiutare a rinascere, ad attraversare insieme, aiutandoci, quei processi non facili di cui abbiamo parlato, quelle fasi faticose, reali, di cui nessuno parla, quella condizione umana reale di cui quasi nessuno parla, di cui la cultura non parla più, faticosa, ma tanto più faticosa e dolorosa perché spesso solitaria, in solitudine, senza un linguaggio condiviso, perché ti debbono raccontare fregnacce, ti debbono convincere che l'unica cosa di cui ti devi interessare è il patto del Nazareno. Per 7, 8, 10 mesi devi parlare solo di questo, ti devi convincere che questo è l'unico tuo problema. Ballarò, la gabbia, servizio pubblico, 200 telegiornali fotocopie, criminali, collaborazionisti. Dovrà venire il tempo di un giudizio. Io sono un credente, per cui non ho dubbio su questo. Il giudizio va lasciato a Dio, noi non siamo talebani. Il giudizio però c'è e ognuno avrà quello che ha costruito. Chi ha costruito menzogna e sulla menzogna avrà quello che ha costruito. E questa è la grande speranza, come diceva Kant. Se non avessimo la speranza in una giustizia finale, questo mondo sarebbe abbandonato all'ingiustizia. Non avremmo nessuna speranza. Vincono i peggiori, gli innocenti vengono sterminati, punto, no, non finirà così. Bene, ognuno di noi inizia da una propria storia, spesso familiare, spesso ferita, almeno in parte ferita, per cui anche questo libro inizia con una breve autobiografia a 40 anni. In fondo avrei voluto una famiglia unita, un tutto senza fenditure e senza strappi, sogno di un'età che non ci appartiene, se non come promessa sposa, nato nel lutto dell'assenza di mio padre, e quindi cresciuto in una colpa irredimibile, perché non mia. A 10 anni dovetti ricucire il sole con la luna per non morire. Fu un'eclissi che custodì il mio nome all'ombra, quando era troppo il fuoco. 30 anni durò la sartoria. Il filo scendeva dal cielo come un filo di memoria o di voce, ma la carne, quella era la mia, e ad ogni punto stretto gridava. I lembi ricuciti, una unità pian piano accorparono. Si sa che ogni ferita è un ricordo perfino gioioso quando non resta sul corpo che la cicatrice. Mi ritrovai così un bel corpo segnato a 40 anni come un samurai saggiato dalle armi. Quell'unità che mi negò mio padre, l'ho dovuta procreare, farmi madre di me stesso, farmi teatro dell'unico Natale in cui rinasco in un'altra famiglia, quella unita. Perciò ringrazio, ora che sono in salvo, il Padre terreno e quello celeste,
perché gettandomi nel forno da bambino mi costrinsero a farmi pane. Sperimentare l'unità è frantumarsi prima. La farina conosce il torchio, la polverizzazione, l'impasto delle acque e poi il fuoco della doratura, poi la pagnotta rotonda e buona è pronta a sbriciolarsi nei bocconi di tutti, perché uno non significa solo, uno è per tutti, uno è tavolata e l'unità della famiglia è il suo allargarsi. Questo ho imparato. Bene, bellissimo. Dicevo, partiamo spesso tutti da una ferita personale, da una storia ferita e anche da una storia collettiva ferita. Ancora Ungaretti nel 1961 diceva nelle sue Apocalissi: si va facendo la frattura fonda. Problema per noi a livello esistenziale e anche storico è di capire se questa frattura, questo vuoto, questo abisso di non senso con cui entriamo in contatto sia il destino ultimo al quale rassegnarci sia personalmente che come storia collettiva, o se sia un luogo appunto di ricominciamento. Una fase dura, che abbiamo anche chiamato nichilismo, un'epoca di dure purificazioni in cui molte cose effettivamente vanno a finire, si annientano, ma forse anche perché molte di queste cose non è che avessero più molta energia o verità, quindi devono andare a finire. Dobbiamo mandare a morire molte parti di noi, molte forme culturali, religiose, ideologiche che hanno dominato in questi secoli. E chiaramente il passaggio attraverso il nulla o il deserto, la purificazione che questo comporta, non è facile. Ma il più grande pericolo è appunto ascoltare le sirene. Mentre noi siamo in questa fase confusi, smarriti, dubbiosi, bombardati da una comunicazione che ci vuole distrarre, le armi di distrazione di massa,
che ci vuole fare divertire fino a morire. Vecchio libro di Neil Postman, Amusing to Death. Divertirti fino a morire, da morire, da morire proprio. Dobbiamo ridere, ridere. Oggi è il comico, in fondo, il vero sapiente, quello al quale è delegata l'ultima possibilità di dire una parola di verità, di parlare dei 10 comandamenti. Ci vuole un comico. Non c'è una potenza poetica e spirituale che sappia trasmettere quelle verità con la forza che le è propria. Verrebbe da ridere, quindi meglio che lo faccia un comico, allora diventa accettabile e siamo tutti contenti. Meglio di niente, non è che sto criticando. Ma il pericolo, come dicevo, è che noi rimaniamo in questa illusione e in questa disperazione, cioè che non ci sia niente da fare, perché tutto il circondario ci vuole convincere di questo, depotenziare e distrarre. E questo è il tema di questa seconda poesia che vi volevo leggere, che si chiama L'Alpino. L'Alpino. C'è sempre chi minaccia la tua spinta dei carri al valico dove si insella la catena montuosa e lascia un varco per le scorrerie. C'è sempre chi ti dice che non c'è niente di là, che non c'è varco, anzi, e la salita culmina nel vuoto. Bivacca qui, ti dice, e non sognare che ogni stella porti un nome che ti riguardi, né sperare che ti propizi il viaggio qualche sorella astrale. Solo sei su questa falsa erta e la tua vista avida di cime, come una svista, può esserti letale. Allora ti rannicchi sulla cenere dei tuoi falò, l'alta montagna si fa filosofia, oppure dici no con la piccozza, pianti i tuoi rampini su quel volto di ghiaccio, gli pianti in faccia i tuoi scarponi e sali, più cieco del cielo, esatto, perché la guida oltre il celeste si concede allo spericolato proprio quando meno se lo aspetta, quando cade. Questo vuol dire che la nostra ricerca deve accettare di non avere rete, di non avere garanzia, di essere spericolata, deve accettare di cadere in un vuoto di controllo, perché è solo quando perdiamo l'illusione del controllo, quando smettiamo di credere di sapere chi siamo, grande illusione, su cui aggrappiamo la nostra esistenza. In realtà noi non sappiamo minimamente chi siamo, siamo un enorme mistero, questo sappiamo, ed è bellissimo. Al nostro piccolo io questa cosa fa terrore, e allora passiamo tutta la vita a fingere di sapere chi siamo. Lei non sa chi sono io, lei non sa con chi sta parlando, ma manco tu lo sai. E non è così triste, forse questa è la libertà, forse noi siamo un progetto creativo libero, quindi siamo un processo. Ecco perché non sappiamo chi siamo come possesso di un sapere, come una carta d'identità che sia appunto qualche cosa che ci definisca. Noi non siamo definibili, forse perché siamo vivi. E forse essere vivi e liberi e non definibili è la cosa migliore che possiamo essere,
se la accogliamo, se la accettiamo, se impariamo a vivere abbandonando le illusioni del controllo, forse la vita diventa ballerina. Rivelazione, vera libertà. Allora i pupazzetti di questo mondo che ci vogliono far comprare i lecca-lecca, le macchinette, i viaggetti, li vedi per quello che sono, dei pupazzetti ridicoli. Dei pupazzetti ridicoli, tutti quelli che gestiscono i poteri di questo mondo sono delle piccole persone, degli omuncoli. È così, ma per capire questo e poi per vivere di conseguenza non è immediato, no? Vi ricordate il grande filosofo greco Diogene che fu visitato da Alessandro Magno, che aveva saputo che c'era questo grande filosofo? Allora lo va a trovare, lo incontra, stava là, libero, come stanno i pensatori, quelli veri, che non gliene può fregare di meno, no? Delle fregnacce. E lui va lì, gli dice, grande pensatore, ho saputo della sua sapienza infinita, io sono Alessandro Magno, l'imperatore, chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. Allora Diogene alza gli occhi e dice, guarda, se ti sposti un po' perché mi stai togliendo il sole. Se raggiungiamo quella libertà, ragazzi, diventiamo molto pericolosi. Molto pericolosi. Infatti le persone che raggiungono quel livello di libertà spesso fanno delle brutte fini. Qui celebriamo uno che non ha fatto una buona fine. Lo hanno ammazzato. Gesù è stato ammazzato perché era così. Era un uomo imprendibile, un uomo per il quale i poteri di questo mondo, religiosi e politici, valevano zero. Tu non guardi in faccia a nessuno, gli dicono. E bravo, lo credo, che devo guardare? Chi non sa non sono io, il vestito che porti, ma che mi frega? Che conta nella galassia? Che cosa conta? Ecco, quindi noi dobbiamo, diciamo, accettare anche il conflitto, l'insurrezione, come diceva un altro grande poeta del XX secolo, René Char, no? Il poeta è un insorto, il poeta insorge essenzialmente contro la morte e contro tutto ciò che è morte, è un cospiratore. Il poeta che non è solo chi scrive poesie, mi capite? A me non me ne frega niente di scrivere poesie, tra le tante cose che non mi interessano. Il poeta è l'essenza poetica dell'uomo, o essenza spirituale, dato che siamo in un luogo spirituale. È la natura cristica, se vogliamo dirlo in senso cristiano. Il Cristo in me, Christos en min, di cui parla San Paolo. Ecco, il Cristo in me è un insorto. Vive un'insurrezione continua contro tutte le logiche di questo mondo. È un pazzo rispetto a questo mondo. È uno che rovescia completamente le logiche di questo mondo. È chiaro, no? Questo è chiaro. Dovrebbe esserlo. E allora questa poesia si chiama L'uomo di Alcatraz. L'uomo che sta dentro, perché questo è anche Alcatraz, eh? Vi ricordate, dannazione. Se tu stai dentro un sistema, diciamo, parzialmente illusorio e ti fai dominare, sei come dentro una gabbia. Platone lo racconta nel mito della caverna. Siamo tutti dentro una gabbia illusoria. Il guaio è che talvolta ce lo scordiamo. E allora, dice Platone, ci vogliono delle persone che se ne accorgono, escono dalla caverna, vanno a vedere il sole e poi tornano nella caverna e dicono, guardate ragazzi che questa è una caverna, che stiamo a guardare immagini di immagini, ombre di ombre, sveglia, dice Platone, Buddha uguale, ognuno a modo suo, non voglio dire che sono tutte uguali, però questa cosa ce l'hanno in comune, no? E anche Gesù, il mio regno non è di questo mondo, non è di questo mondo, io ho vinto il mondo. Io ho vinto il mondo, ho un altro punto di vista, sto da un'altra parte. E questo è l'uomo di Alcatraz. Ad Alcatraz alleva canarini, i pensierini in gabbia.
ma non accondiscende alla schiavitù. Fa lo scemo piuttosto, ride con tutti, vaneggia, parla a vanvera, sospira, non ha di mira altro che la fuga. Per il resto non gli importa niente. Sembra obbediente perché cospira. Mi dice: questa reclusione preserva la tua vita marcita, farcita come un porco. Meglio gli squali che vivere da schiavi. Meglio la lotta nell'onda che ci porta via. Gli ho messo nelle mani la mia vita. Ci proviamo. Ora prendiamo il largo e il tuo tormento prende un non so che di santità. Oh.
Bene, bello questo canto, che dice appunto: venite e ascoltate, io vi dirò quanto Dio ha fatto per l'anima mia. Quello che credo oggi sia determinante per questo passaggio, per questo finire che possa diventare un ricominciamento, come mutamento dello stato interiore, unico vero mutamento, deve partire da lì, un altro modo di vedere, un altro stato del cuore, un'altra dilatazione della coscienza, che esca un po' dalla gabbia, dalla scatoletta di carne andata a male. E abbiamo detto quanto questo non sia facile, ecco. Perché questo possa accadere, siamo chiamati ad aprirci ad esperienze appunto nuove, a dilatazioni della nostra coscienza, a scoprire se la nostra coscienza, il nostro spirito, quello che siamo e non sappiamo cos'è, quella cosa che siamo tutti e non sappiamo cos'è, ha altre risorse, parole da dirci, oltre quelle del nostro monologo appunto interiore, che ci racconta più o meno una brutta storia e continua a ripetercela. Quel poeta di cui vi parlavo, Yves Bonfoy, che tra l'altro è laico anche, diciamo, non è legato ad una tradizione religiosa precisa, dice: la sventura della parola, la crisi di identità che essa manifesta in chi la sperimenta, è ciò che accade allorché ci si rifiuta, e certamente per orgoglio, di lasciarsi invadere e trasformare da una identità superiore. Cioè, dov'è la nostra iattura? La nostra iattura è che noi non vogliamo credere, e quindi non vogliamo lavorare per cambiare questa convinzione, che al di là di quello che noi crediamo di sapere di noi, al di là di ciò che la nostra coscienza attuale, quella che controlliamo, sa, esistano altre dimensioni sperimentabili dello spirito, di quella cosa che siamo e non sappiamo che è, o coscienza, anima, come vi pare. Allora, che cosa dice Bonfoy? Dice che questa è una iattura, cioè se l'uomo non si apre a queste dimensioni ulteriori, con curiosità da Ulisse, varca le colonne d'Ercole dei propri limiti, resta sempre più ingabbiato, e questa è una iattura. Questa è la condizione in cui vive purtroppo questa civiltà. Questa è una civiltà ego reclusa. È difficilissimo trovare delle persone, delle parole che ci aiutino, ma realmente, non ideologicamente, a fare, prima a capire e poi a fare un'esperienza di oltrepassamento di ciò che noi crediamo di sapere di noi, del mondo, di Dio. La sventura della parola, capite? È come una parola che perde il suo senso più profondo. Il senso più profondo della parola è proprio viaggiare al di là di quello che sappiamo. Questo è il senso del parlare dell'uomo. Perché parliamo? Perché costruiamo un mondo virtuale? Il linguaggio è un mondo virtuale. Dove sta la parola? Noi stiamo adesso dentro quello che sto dicendo. Abitiamo questo mondo. Quindi, a seconda della vibrazione, del significato, dell'apertura della parola nella quale abitiamo, costruiamo il nostro mondo virtuale, che può essere un videogame o un paradiso. Capite? Se però io mi recludo dentro una parola che voglio controllare, non faccio respirare
la mia anima, non mi apro alla novità e non compio quindi il nostro destino umano, che è creare nella libertà, creare sempre cose nuove, perciò parliamo. Se no saremo come le mucche che brucano, le pecore, sempre uguali a se stesse da migliaia di anni. Noi cambiamo perché parliamo, perché pensiamo, perché non ci basta mai quello che già sappiamo. Ne vogliamo di più, vogliamo sapere di più. Perciò cambiamo i vestiti. Perché io non sono vestito come mio padre? Perché voi cambiate le pettinature, cambiamo tutto, cambiamo le parole, perché vogliamo sempre andare oltre. Ma questo andare oltre vuol dire accettare un'alterità, vuol dire accettare che al di là di quello che io già so di me c'è qualcos'altro verso cui io mi devo aprire, e questo richiede umiltà, ascolto e coraggio, umiltà, ascolto e coraggio. Capite? Allora rileggiamo queste parole utili. La sventura della parola, la crisi di identità che essa manifesta in chi la sperimenta, è ciò che accade allorché ci si rifiuta di lasciarsi invadere e trasformare da un'identità superiore, quella che unisce a se stessa nell'immediato il tutto dell'universo come tale, quella che fa di noi una delle sue parti semplicemente, ma ci ricolma in questo modo di una evidenza, di una musica. Quando ci apriamo a queste profondità, scopriamo che esistono armonie dentro di noi, nel mistero dell'universo, che prima nemmeno potevamo immaginare. E quando contattiamo questa voce, scopriamo, se impariamo a decantarla, a riconoscerla, che è una voce piena di enorme sapienza. Una voce che è sempre pronta a darci suggerimenti perfettamente azzeccati, idonei a consolarci e a orientarci. Scopriamo che la parola di per sé, queste parole, le nostre parole, la nostra coscienza, scavata nelle sue profondità, è abitata da sfere molto luminose, che possiamo imparare ad ascoltare ora, se impariamo, se vogliamo. Ci credi? Se ci crediamo, ci vuole un anelito, no? Devi fare l'alpino, devi non dar retta a tutti i collaborazionisti di questo mondo che ti vogliono dire che esistono solo loro devi sentire, le loro chiacchiere mondane, le loro informazioni riciclate, il loro totalitarismo violento finalizzato a distruggerci. Devi sentire solo loro, capite? No, no, dobbiamo invertire radicalmente questa tendenza, dobbiamo creare dei gruppi di insurrezione spirituale che poi diverranno politici anche. Non si può sperare in un futuro di nuova umanità, che è urgente, se non altro da progettare, se non partiamo dalla trasformazione costante del cuore, dall'ampliamento del cuore, dalla liberazione interiore, da lì. Scateneremo, è questione di tempo, ma scateneremo una rivoluzione politico-culturale come non se n'è mai vista, mai. Questo è sicuro, è solo questione di tempo. Speriamo di non dover soffrire troppo per capirlo. Questa è l'unica cosa, speriamo di non dover soffrire troppo. E allora questa voce, quando attraversiamo fasi estremamente dure, può magari dirci, questo testo si chiama Il Consolatore. Gli esercizi della notte si fanno di notte, non ti ingannare, non disperare, affronta la sconfitta disarmato. Nessuna difesa è sufficiente,
solo la resa. Sei nulla e ora lo sai, gemente e piangente, valle di lacrime, ora che solo un dolore senti, è me che senti, che assumi. Presto sarà il tempo della gioia, credimi, sarà festa, sarà pensiero questa funesta notte di conati che ti scava, amore mio, che ti incava in me, che ti innesta. Credimi, lo dico a te perché tu lo dica a tutti. Io soffro in te, vomito con te, io gemo in te, dentro il tuo letto, senza riposo. Io muoio tutte le tue morti, ma dalla carne nostra una salvezza spunta, la tutta intera verità, che è una festa di volti, un fuoco d'amore che il cozzo duro delle pietre già sprigiona. È lì che vivi, è questo che ti prometto. Bene, allora chiuderò anch'io con un testo che sintetizza, direi, alcuni elementi fondamentali di quella che a me sembra l'attitudine per la trasformazione. È chiaro che non si può sintetizzare in breve, pensate che l'itinerario che noi proponiamo nei nostri gruppi dura 7 anni, per cui ci vuole un certo tempo. Io dico poi alla fine del 7° anno possiamo iniziare,
cioè, si iniziano i giochi più seri, ecco, ci prepariamo, poi lo sapete, insomma, la vita interiore è infinita, non è che non si finisce mai di iniziare, cioè non si finisce mai di cominciare. Però qui, in questa poesia, che mi arrivò come una parola di grande conforto e illuminazione in una fase molto dura e complessa della mia vita, è riassunto qualcosa di essenziale sull'attitudine interiore che favorisce il processo. L'attitudine interiore del non rifiutare. Non rifiutare. Questa poesia io poi la chiamai l'ultima lezione. Non rifiutare l'afa di questo pomeriggio calabrese, non rifiutare la tua paura, non rifiutare la tua meschinità e il tuo orgoglio, il senso pungente della tua inferiorità e l'acre percezione di una superiorità che giudica e pone sotto o sopra le persone in base a scale di giudizio inflessibili e crudeli. Tu non giudicare il tuo giudizio, non condannarti. Non rifiutare quell'ombra che odi dentro di te, né quell'altra che la odia, non separarti da niente. Non rifiutare l'amarezza della prima mattina, né il tuo peccato più frequente. Lascia che io ti dilati, tu accogli. Accetta, contieni, risana. Guarda con dolcezza la tua avidità di bambino defraudato. Guarda con amore la tua arroganza, la tua chiusura. Guarda le tue piccolezze come guarda una madre al figlio che agita i pugnetti per respingerla piangendo. Così amerai anche il tuo assassino e pregherai per lui. Guarderai con dolcezza il tuo persecutore che ti esclude crudelmente, chi ti umiliò e ti sconfisse senza nemmeno riconoscerti. Non rifiutare niente, non giudicare. Non condannarti, resta uno, unanime, un'anima indivisa, resta coerente, non resistere al male, non raddoppiarlo, fattene madre, fattene intermediario, medico, fattene carico e cura. Allora la misericordia lo scioglierà nel tuo cuore, perché è sempre un rifiuto che alimenta il fuoco distruttivo, mentre l'accettazione scioglie il ghiaccio e unge le ferite. E non rifiutare nemmeno il tuo rifiuto, non ti accanire, giocaci piuttosto. Cantagli una canzone, fanne una storia e lo vedrai sfumare quanto meno ti ci contrapponi. Comprendi questa mia ultima lezione? Ti suona? Vuoi questo mio cuore che non nega? Vuoi conoscere il mio divino amore? Vuoi la perfezione e l'integrità? È tutta qui, in queste braccia
aperte, anche se mi uccidi.